Ciao a tutti e benvenuti a Trading Research. Oggi andiamo a parlare di SERP. Se fossi vissuto in un luogo più vicino alle onde, avrei sicuramente praticato surf da onda. In mancanza di questo, da alcuni decenni, pratico surf da neve, ovvero sia snowboard. Lo snowboard deriva direttamente dal surf da onda, dal quale ne ha assorbito la tecnica, la terminologia, la filosofia, che sta dietro. E oltre a questo, lo snowboard ha assorbito anche molto dallo skateboard. Ora voi direte cosa c'entra tutto questo con il trading sui future, con i volumi, color del flow, eccetera. Ecco, praticando da molti anni sia lo snowboard, essendo vicino al mondo del surf e da molti anni anche il trading, posso dirvi che con gli anni continuo sempre a trovare nuovi punti di contatto tra le due discipline, seppur così diverse, non ultima delle quali la grande passione e il senso di libertà che si prova praticandole. Ma non è questo ciò di cui ci occuperemo oggi. Andremo ora a vedere quelle che sono le più importanti similarità e anche differenze. Numero 1, sia nel surf che nello snowboard è madre natura a dettare le regole. La madre natura decide se le condizioni saranno migliori, peggiori, se variano, se restano immutate per lungo periodo e così via. Stessa cosa nel trading, il mercato in generale rappresenta un qualcosa di molto più grande di noi che non può in alcun modo essere influenzato. E da esso dipendono appunto le condizioni in cui andiamo a lavorare, condizioni più facili, più difficili, maggiori o minori opportunità. Tante opportunità, poche opportunità e così via. Numero due, sia il surf che lo snowboard sono attività piuttosto ostili e difficili, specie nelle fasi iniziali, mantenendo poi nel tempo un elevato comunque livello di difficoltà, seppur con il tempo e con la pratica la situazione migliora sicuramente. La difficoltà iniziale, sia nel surf che lo snowboard, deriva dal fatto che molte cose che si fanno o che si devono fare, che si devono imparare, sono veramente contro l'istinto umano di autoconservazione, sono molto contro il nostro istinto di percepire il movimento, di percepire le cose. Stessa cosa nel trading, molte cose sono contrarie alla nostra natura. Noi per nostra natura siamo avversi al rischio, il trading è una continua presa di rischio per poter realizzare un profitto. E spesso anche le decisioni di ingresso ci pongono a fare delle scelte che sono contrarie a quello che il nostro istinto per prima cosa ci viene a dire. Numero 3, sia nel surf che nello snowboard può esserci una certa predisposizione fisica, cioè chi è più predisposto sicuramente sia fisicamente che mentalmente. Ma poi in realtà la differenza nel medio termine la fa la preparazione, l'allenamento, il miglioramento della tecnica e tanta pratica. E la stessa cosa nel trading, ci sono delle persone che per loro natura mentalmente sono un po' più predisposte alla competizione, sono più predisposte a gestire bene situazioni sotto pressione, però tuttavia anche qui nel medio termine, nel medio-lungo termine, la differenza la fa la tecnica, lo studio, l'applicazione e ovviamente tanta pratica. Numero 4, sia nel surf che nello snowboard, i materiali e la tecnica evolvono abbastanza velocemente nel tempo. Se guardate dei filmati di surfisti, di snowboardisti, di 20 anni fa e quelli di adesso sembrano sport completamente diversi. La tecnica e i materiali soprattutto hanno fatto dei passi da gigante, rendendo possibili delle cose che prima non erano neanche immaginabili. La stessa cosa potremmo dire per il trading, se pensiamo che 20 anni fa ancora si tradava nei pit, poi l'elettronico, le prime fasi dell'elettronico, l'evoluzione, il miglioramento delle connessioni internet e i sempre nuovi software che escono e che rendono disponibili anche a un retail trader delle piattaforme, dei servizi di charting, dei newsfeed, tutta una serie di supporto tecnico che fino ad alcuni anni fa era impossibile immaginarsi, soprattutto in ambito retail, ma anche in ambito istituzionale.
tutto continua ad evolvere, quindi anche qui la necessità continuamente di adattarsi e di alzare l'asticella. Numero 5, nel surf nello snowboard si progredisce osando qualcosa di più, andando un pochino oltre i propri limiti, cadendo, rischiando sempre nella giusta misura, ma facendo un passo un po' oltre la comfort zone. Stessa cosa ovviamente nel trading. Man mano che aumentiamo il nostro bagaglio tecnico, è poi necessario fare un passetto oltre, ovvero sia usare un pezzettino di più, fare uscire un po' dalla comfort zone per poter fare degli step in avanti. Numero 6, lo spot. Lo spot è un termine usato sia da surfisti che da snowboardisti per indicare un determinato luogo in cui si va a fare surf o snowboard. Ogni surfista ha il suo spot preferito, ovvero sia ha il suo luogo preferito dove andare a surfare. Lo preferisce perché magari le condizioni sono più adatte a quello che lui piace fare, le sue capacità tecniche o quello che si vuole. Conoscere lo spot, conoscere il luogo dove si va a surfare è ovviamente un vantaggio, nel senso che si conosce il fondale, si conosce il tipo di onda che normalmente si produce in quel determinato luogo, si conoscono le condizioni climatiche che solitamente ci sono, quindi si ha un piccolo vantaggio rispetto a un altro surfista che non conosce quello spot e ci va lì per la prima volta. Stessa cosa è nel trading. Lo spot, nel nostro caso, è lo strumento finanziario che abitualmente tradiamo. Quindi conoscere il proprio spot, conoscere il proprio strumento finanziario, conoscere le sue rotazioni tipiche, conoscere come si muove in condizioni normali, significa sapere in parte cosa aspettarci. Poi comunque la decisione finale e le condizioni che si hanno in un determinato momento e come ed eventualmente esse vanno a variare dipende o da madre natura nel caso del surf o dal mercato. Qualsiasi news può cambiare la situazione. Tuttavia, conoscere lo spot, conoscere lo strumento finanziario ci mette in condizione di sapere in parte già cosa aspettarci. Numero 7, forse la cosa più importante, surfare l'onda significa cavalcarla e fondercisi insieme. Una volta che arriva l'onda, si cerca di prenderla così com'è nel punto in cui noi riteniamo più giusto. Nel momento in cui si inizia a cavalcarla, la cosa più importante, l'unica cosa che conta è l'onda stessa e ci si deve adattare al meglio, fondercisi nel modo più assoluto. Non possiamo decidere noi come l'onda progredirà, come sarà. Dobbiamo semplicemente adattarci all'onda stessa e sicuramente non ci è dato sapere come sarà la prossima onda. Ugualmente nel trading dobbiamo fonderci con l'onda, sia che andiamo a cercare delle microonde, quindi se lavoriamo nel brevissimo termine, sia che andiamo a cercare onde più importanti, più grandi, operiamo nel lungo termine, la cosa più importante una volta che si è entrati dentro, una volta che si è fatto l'ingresso, è fondersi con l'onda. Quindi la cosa più importante è quella determinata onda, che sappiamo, conoscendo lo spot, come dicevamo prima, la tipologia normale di onda che si verifica in quel determinato luogo, ma poi ogni onda è unica, quindi nel momento in cui si è dentro, quello che comanda è l'onda stessa. Non possiamo assolutamente pensare noi di definire l'onda. Nell'analisi tecnica classica, con gli oscillatori, gli indicatori, è come voler determinare noi come sarà l'onda, quando in realtà invece l'onda fa esattamente ciò che gli pare, quindi la migliore cosa è semplicemente adattarcisi ed agire di conseguenza nel nostro migliore interesse. Ma andiamo ora a vedere invece la grande differenza. Perché si surfa? Perché si fa snowboard? Beh, la principale ragione sono le emozioni, le sensazioni che esso dà. Ci si assumono dei rischi, sempre si spera misurati, per provare determinate sensazioni, determinate emozioni, delle quali l'appassionato diventa quasi dipendente. Ed è solo questo che spinge il surfista ad andare anche oltre i limiti e talvolta a prendersi dei rischi superiori a quelli che dovrebbe prendersi. Nel trading la cosa è completamente diversa, non siamo qui per provare emozioni, siamo qui semplicemente per estrarre denaro dal mercato. Le emozioni sono sì coinvolte, ma sono coinvolte incidentalmente, non devono essere la prima ragione. La prima ragione è estrarre denaro dal mercato. Le emozioni sono
comunque entro comunque in gioco, in quanto quando c'è denaro sul filo, come si dice, chiaramente le emozioni non possono non esserci. Diffidate sempre da chi proclama il trading senza emozioni o vi promette di farvi riuscire a tradare senza emozioni. Questa è una cosa che non esiste. Le emozioni nel trading ci sono e ci saranno sempre. Il progresso, cioè il trader man mano che diventa più esperto e più profittevole, diventa semplicemente più consapevole delle proprie emozioni. Le conosce meglio se stesso, impara meglio a gestirle e anzi le usa, è in grado anche di usarle a proprio favore come un ulteriore segnale per poter fare la scelta giusta nel momento giusto. Tornando al surf, così come il surfista può aspettare l'onda che preferisce, quindi può lasciar passare un'onda per aspettare la successiva, la stessa cosa ovviamente possiamo, anzi ancora meglio, fare noi. Il trader può tranquillamente aspettare e lasciar passare tutte le onde che vuole, fin tanto che non arriva l'onda che corrisponde meglio al nostro piano, ovvero sia che ha le caratteristiche migliori, che si adatta in modo più vicino possibile al nostro plan, a cosa noi vorremmo vedere per poter decidere di prenderci un rischio con quel trade. Conoscendo lo spot, conoscendo lo strumento finanziario, conosciamo bene quali sono le rotazioni tipiche di quello strumento finanziario nell'orizzonte temporale in cui noi andremo ad operare. Quindi sappiamo già in parte che tipo di onde aspettarci. Il volume profile, oltre a definirci il contesto generale in cui siamo, ci aiuterà anche ad identificare i livelli in cui andremo a cercare di prendere l'onda. L'ultima verifica, il toccare con mano l'acqua o la neve che sia, ce la dà infine l'order flow. L'order flow, lo studio dell'order flow attraverso gli strumenti con cui possiamo analizzarlo, quindi il footprint, il delta, il time and sales e così via, ci dà l'ultimo semaforo verde e ci fa decidere se su quel determinato punto lasciar passare l'onda o prenderla, oppure anche aspettare un altro po' prima di prenderla, oppure anticiparla un pochino. Una volta entrati, l'order flow ci aiuterà proprio a sentire appieno l'onda in cui siamo, l'unicità di quell'onda, quindi ci dà il contatto diretto come il contatto diretto con l'acqua nel momento in cui siamo sulla tavola da surf sopra l'onda. Ci aiuterà infine anche all'uscita, se ad esempio stiamo arrivando al nostro target e qualcosa nell'order flow sta cambiando, potremo decidere di anticiparlo leggermente, oppure se le condizioni sono enormemente ancora a nostro favore, potremo decidere anche di spostare il target, tutta una serie di valutazioni che si possono fare in tempo reale. Quindi in finale, tra surf, snowboard e trading, tante similitudini, anche delle differenze come abbiamo visto, ma la cosa più importante che deve restarci di quanto abbiamo discusso è che in realtà noi trader siamo dei surfer. Noi prendiamo le onde così come arrivano, nel momento in cui soddisfano determinate condizioni, ma poi una volta presa l'onda ci fondiamo con essa e cerchiamo di gestirla al meglio. Noi non siamo dei creatori di onde, siamo semplicemente dei surfer. Non è assolutamente importante fare delle predizioni di chissà che importanza, ma se siamo consapevoli dell'unicità di ogni singola onda, per noi sarà anche facile capire che il risultato del singolo trade è random, quindi va gestito al meglio nel nostro migliore interesse, abbandonando anche l'onda molto presto quando si capisce che quell'onda non è quella adatta o che noi abbiamo commesso degli errori di valutazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Buon surf, buon trading e a presto!